In 25 anni di questo lavoro non ho mai visto nulla di così atroce. Parola del capo della squadra mobile di Roma. Per 2 anni Sara Di Pietrantonio e Vincenzo Paduano sono stati insieme, lasciandosi e riprendendosi almeno 3 volte, fino a 20 giorni fa, quando lei ha troncato definitivamente la relazione. Ma Vincenzo non si dava per vinto. Nella giornata di sabato, secondo gli inquirenti, ha avuto con lei l'ennesima discussione. In serata Sara è poi andata in un pub con amiche e successivamente si è vista col suo nuovo fidanzato. «Sto per tornare a casa», ha detto telefonicamente a sua madre intorno alle 3 di notte. Vincenzo però si era appostato sotto casa del ragazzo. Ha poi seguito l'auto di Sara mentre ritornava a casa. Su via della Magliana, periferia di Roma, l'ha costretta a fermarsi ed è entrato nella sua macchina con una bottiglia di spirito. Mentre le fiamme divampavano, ha visto Sara scappare, l'ha raggiunta e ha dato fuoco anche a lei. Ecco perché il suo corpo è stato ritrovato a 150 metri dall'auto. Tra i primi a rinvenirlo, proprio sua madre, che si era messa alla ricerca di Sara, non vedendola tornare a casa. Dopo 8 ore di interrogatorio, Vincenzo, 27 anni, guardia giurata, ha confessato l'ennesimo femminicidio, l'ennesima storia macabra e crudele, che, nonostante tutto, avrebbe potuto avere un finale meno tragico. Perché prima di morire, Sara ha provato a bloccare almeno 2 automobili. Ma nessuno si è fermato. Un invito caldo a chi si imbatte in una ragazza che chiede aiuto, anche di notte, a non essere indifferente, a non voltarsi dall'altra parte, ma fermarsi e quantomeno chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Se questo fosse accaduto, forse Sara sarebbe ancora viva. Ha prevalso quello che è una patologia della nostra attuale cultura sociale, che è quella di una chiusura delle persone nel proprio individualismo, quasi una sorta di narcisismo, che corrisponde poi a una liquefazione di tutti i legami comunitari. Cioè le persone pensano di potersi salvare da sole, di poter essere autosufficienti e hanno completamente dimenticato che nessuno si salva da solo, che l'essere umano per realizzare la propria individualità ha bisogno dell'altro e solo se si prende cura dell'altro, soprattutto dell'altro quando è in condizioni di bisogno, di sofferenza, può sperare di compiere la propria umanità e di salvare se stesso e la propria vita. Purtroppo questo elemento costitutivo dell'umano sembra essere cancellato e ogni persona pensa che ritagliandosi nella propria indifferenza, nel proprio individualismo, nel proprio narcisismo possa salvare la propria vita, possa realizzarla e per gli altri è peggio. Ecco, questo è l'elemento di fondo, a cui poi per carità ci saranno pure le attenuanti della paura, l'ora della notte, il timore di andare incontro, che sono tutti sentimenti umani che però si innestano su questo fondo, perché se il fondo fosse invece sentire il legame comunitario, la persona è in grado di affrontare il rischio. Io mi metto a rischio perché cerco di aiutare qualcun altro. Il mio altruismo, sono disposto anche a rischiare, a pagare un prezzo per il mio altruismo. Ma è chiaro che se l'altruismo non è più un valore, non è più un elemento fondante della mia umanità, io non corro alcun rischio.